I migliaia si erano dati appuntamento in piazza Taksim, nel cuore di Istanbul, per ricordare le vittime degli scontri di un anno fa, costati la vita a 8 manifestanti. Sfidando il divieto delle autorità turche, i ragazzi di Gezi Park erano scesi in strada portando in mano fiori e libri. Ad attenderli 25.000 agenti e 50 blindati dislocati nei punti nevralgici della città. Inequivocabile l'ordine del premier Erdogan, che venerdì aveva invocato tolleranza zero contro ogni forma di protesta. E così è stato. Le forze antisommossa caricano i manifestanti, azionano gli idranti, sparano proiettili di gomma. Chiunque tenti di infrangere il cordone di sicurezza stretto a difesa di piazza Taksim diventa un obiettivo. Cadono i primi feriti, colpiti a manganellate o sfiancati dai gas lacrimogeni, e scattano le manette. A fine serata sono oltre 100 le persone arrestate. Fra i fermati anche il corrispondente della CNN, Ivan Watson, in collegamento da piazza Taksim per il network statunitense, viene bloccato in diretta da agenti in borghese. Verrà rilasciato un'ora e mezza dopo. Ma le immagini della guerriglia urbana scatenata dalla polizia turca fanno comunque il giro del mondo. L'uomo forte di Ankara non pare preoccuparsene. Etichetta come organizzazione terroristica il movimento di Gezi Park, invita la gioventù turca a ignorare la protesta e punta deciso alle prossime elezioni presidenziali. Un nuovo test per capire se la linea dura sposata da Erdogan continua a pagare.